Ciao amici, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PelenoTube! E oggi torniamo su Granny capitolo 2! Torniamo su Granny capitolo 2 perché voglio provare a scappare con la barca! Ma prima di cominciare mi raccomando, spolliciate, condividete e iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi panino salutami! Vi ricordo che tutti i saluti sono messi alla fine del video! Vabbè dai, direi di cominciare subito, tocchiamo play! Comunque in questo video voglio fare la fuga con la barca, ma sempre con il nonnino, con nonno Grandpa! Mamma mia, comunque i video che sto facendo qua su Granny mi stanno piacendo davvero tanto. Sono contento. Quindi allora, abbiamo detto che facciamo con Grandpa, con il nonnino. E direi di toccare continua, la freccia in avanti. Vi ricordo che su questo gioco sto facendo proprio una serie, proprio su Granny in generale. Trovate qui sopra, fra le schede, la playlist dove carico tutti i video su Granny, che sia capitolo 1, capitolo 2, e ci sono tutti quanti i video. Se siete curiosi trovate tutta quanta la playlist qui sopra. Giorno 1, dai, non vedo l'ora. In questo video, come ho detto prima, scapperemo solo tramite la barca. Quindi significa che dovremo aggiustare la barca per scapparcene via. Alzo soltanto un po' il volume, che c'è il volume un po' basso. Ok, perfetto. Wey, buonasera, ci svegliamo qua dalla cantina, anzi, nella cantina. La barca si trova qui sotto, ma per ora direi di non scendere. Direi di non scendere subito ora, perché comunque non c'è niente, non c'è nessun oggetto. La door lock! Questa qui voglio farvela vedere stavolta in questo video. Molti mi chiedono cosa serve. Serve per bloccare il nemico all'interno di una stanza. Quindi vediamo se riusciamo... Uè, nonnino! È lì che sta salendo il nonnino. Però adesso devo girare questo coso in mano. Vediamo qua cosa c'è, va? Vuoto! Vediamo qua, vediamo già se troviamo qui dentro qualcosa. La padlock qui dentro, no. Vuoto anche il pianoforte. Nel frattempo apriamo già qui sopra. C'è lì, volevo dire, la libreria qui dentro. C'è qualcosa vuoto. Tutto vuoto, fantastico. Mi piace quando trovo tutto quanto vuoto. No, non è vero, odio non trovare le cose. Annaggia, qui dentro. Oh, non c'è niente, e che è successo? Hanno svaligiato casa di Granny. Avranno messo tutto quanto nel piano superiore. Per forza. O qui dentro. Nonnino? Sei da queste parti? No, il nonnino non c'è. Vediamo qua in questi cassetti. Qui, vuoto. Nonno? Boh. No. Ciao nonnino. È stato un piacere, è stato un grandissimo piacere. Mannaggia. E io sto coso vorrei provarlo, però non so come bloccare il nemico all'interno. Quindi direi di salire sopra. Vediamo cosa troviamo di sopra. Speriamo qualcosa di bello, perché ho bisogno di qualcosa di bello, no? Vuoto. Vediamo qua dentro. Vuoto. Qui nel microonde. Ah, la ruota non ci serve a niente. Cioè, più che altro, se vogliamo fuggire con la barca, la ruota non ci serve. Oh, hanno svaligiato casa di Granny, veramente. Sto trovando niente. Vabbè, qualcosa troverò. Prima o poi troverò qualche oggetto qua. Niente. E dai, nonnino! Ah, lì ho trovato un oggetto, ma... non so cosa serve in questo momento qui dentro. Vediamo qua nei cassetti, dentro stanza di Granny. Cos'è? Safe key. Questa ci può servire. Questa ci può servire veramente. Qua, vuoto. Vabbè, scendiamo qua nel bagno. Ah, ecco qua! La benzina ho trovato! La benzina, perfetto! Questa... la benzina ci serve per ricaricare il motore. Il motore ha bisogno del suo carburante. Spark plug. Perfetto. Nonno, sei di qua? Non c'è il nonno. Qui? Bot key. Perfetto. Tre cose le abbiamo trovate. E dai però, nonnino, fammi portare le cosette. La spark plug la lascio già lì. Nonno, sono qua? Non mi vedi? Sono di qua. Ok, direi di salire subito sopra. Saliamo sopra, vediamo se riusciamo a trovare anche altri oggetti. Qua abbiamo trovato cosa? La bot key, perfetto, la chiave per aprire il motore. Andiamo di sopra. A sto giro gli oggetti sono più nascosti, li hanno nascosti molto meglio. Non ho avuto modo di controllare qua, questo cos'è? Weapon key che non... no, invece sì, la weapon key la prendo molto volentieri. Nonno, sei da queste parti? Ho qualcosa di bello per te. Molto bello, molto bello. Ok, scendiamo sotto. Andiamo a prendere subito qua il nostro fucile, che bello. Tra l'altro, guardate qua. Pure trovato il volante. Ma sto giro mi sa che ce la sto facendo. Meglio così. Prendiamo qua.
E prepariamoci, nonno, vieni qua, nonnino. Che poi, sei anziano, sei vecchietto. Dov'è? No, no, mannaggia, per poco non mi prendeva. Sei un vecchietto, dovresti stare a letto, a riposare, to, ci penso io a te. Ok, adesso però dammi la chiave, va? Mi dai la chiave? Grazie mille, ti ringrazio, nonno. Questa chiave mi sarà molto utile. Scusa, nonno, tu dovresti stare a letto, a dormire. Sei anziano, non ne hai l'età per star sveglio fino a quest'ora, fino a tardi. Ok, saliamo sopra, vediamo se troviamo qualche oggetto interessante. Apriamo qua. Qui dentro c'è qualcosa. Vuoto, il vuoto c'è, fantastico. Vediamo qua nei cassetti. Apri, apri, apri e non c'è niente. Mi sa che devo aprire di là. E apriamo tranquillamente. Non facciamoci tanti problemi, scendiamo subito. Ma io già che ci sono inizio a portare vari oggetti alla barca, va? Però voglio prima vedere qua, va? Apri, apri di qua, apri qua, perfetto. Grande! Le cutting pliers, queste ci servono però di sopra, nella soffitta, quindi faccio già che portarle, va? Anzi, faccio che lasciarle qui, va? Qui c'è qualcosa che non ho visto. Ma, scusate. E come ci sono arrivate lì le cutting pliers? Se la voi lanciate da un'altra parte? Mannaggia pure te. Lasciamole qui davanti. Qui, cutting pliers, rimanete di qua. Andiamo di sotto, sperando di non trovare già il nonnino, così iniziamo a montare qualcosa. Bot key, perfetto, andiamo di sotto. Ok, scendiamo qui con la chiave, vediamo se posso già metterlo, oppure devo aspettare di montare tutto quanto. Vediamo, vediamo qua se posso. Ah, ma qui c'è il piede di porco, fantastico. Fantastico, ecco dove si trovava, che non lo trovavo. Nonno, sei da queste parti? Che adesso devo aprire un po' di scatolette, va? Apriamo questa scatoletta qui. Vediamo qua. Lo stun gun, come si pronuncia? Vieni qua, nonno, una cosa bella per te. Nonnino? Dove si trova? Vieni qua, non mi dire che stai ancora dormendo. Che non ci credo se stai dormendo ancora. Intanto però non si trova, nonno è sparito. Nonno, vieni qua, nonnino. Mi sa che è veramente andato a dormire. Ma mi sa che si trova nel piano superiore, non vorrei dire. Sì, eccolo qua. Nonno! Fatti una bella dormita. Te l'ho detto, devi dormire. Non è orario per te. Non hai l'età per stare sveglio a quest'ora. Oh, dimostra pure il tuo dito. Nonno, vai a dormire. Allora, andiamo a mettere la benzina adesso. Dentro la barca iniziamo già a mettere vari oggetti. Abbiamo trovato la benzina, la candela che sta di sopra. E poi devo vedere cosa c'è all'interno della soffitta. Allora, iniziamo a mettere questo. Mettiamo qua la benzina, che questo qua già ci vuole un po' di tempo per metterla. Tu metti. Diciamo che rispetto alla fuga con l'automobile che c'è sul primo Granny, qua è più facile perché gli oggetti si trovano facilmente. Ok, questo possiamo pure buttarlo in acqua, tanto non ci serve più. Allora, andiamo a prendere qua qualcosa che ho lasciato di qua, cos'è? Ah, la candela, no? Allora l'ho già portata giù. Meglio così che ho già portato giù la candela. Mettiamo qua, qua dovrebbe filarsi, no? Ok, devo andare a prendere il volante si trova di sopra e lo andiamo subito a prendere, però mi porto con me lo shotgun, non si sa mai. No, voglio portarmi su pure il piede di porco, perché voglio vedere cosa c'è nella scatola che ho lasciato di sopra. No, non si sa mai, magari c'è qualche oggetto interessante, no? Ok, andiamo sopra, sperando che il nonnino sta ancora dormendo. Nonnino, dormi, vero, eh? Fatti una bella dormita. Allora, entriamo qua. Qui c'è qualcosa, padlock, questa sì che ci è molto utile, la padlock che non la trovo mai, sta padlock qua, finalmente l'ho trovata subito, meno male. E allora io direi di andarla subito già ad inserire, così già apriamo qualcosa, ci togliamo già un altro lucchetto. Allora, dobbiamo scendere, andiamo di qua, scendiamo, scendiamo, nonnino non sei qui sotto, vero? Sì, che bello, non sei qui sotto, apri qua. Apri e tiriamo la manovella. Così si apre quel cancello. Dobbiamo andare a prendere il volante. Il volante dove l'ho lasciato? Non mi ricordo dove si trova il volante. Oppure sì, no, no. Mi sta tornando tutto in mente. Dovrebbe essere di qua. Dovrebbe. Andiamo a vedere. Vediamo, vediamo, vediamo. Andiamo qui sotto. Eccolo qua, il volante. E allora a sto giro abbiamo fatto tutto. O almeno spero. Spero di aver trovato tutto quanto, di aver trovato tutti quanti gli oggetti. Meno male, perfetto. Ma il nonnino sta ancora dormendo. Nonno continua a dormire.
Dormi, dormi. Tra l'altro, nel primo video che ho fatto qui su Granny, avevo proprio trovato il nonnino qua che dormiva e si è svegliato appena mi sono avvicinato. Mannaggia lui, mannaggia nonnino. Allora, andiamo sotto subito, direttamente, e andiamo ad inserire il volante all'interno della barca. Scendiamo e andiamo a mettere qua il volante. Andiamo, 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 e lo inseriamo qui. Perfetto. E adesso devo andare a prendere la chiave. La chiave si trova qui. L'ho lasciata qua, la car key. Boat key, volevo dire. Possiamo già andarcene adesso? Ok, possiamo andare! Sì, ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti a scappare anche tramite la barca! Ciao nonnino! Ciao nonnino! Guardatelo lì, con che faccia che mi guarda, che mi osserva! E vieni pure te! Che tra l'altro è pure colpa sua! Lui lascia il suo animaletto lì all'interno dell'acqua e poi lui non può venire a nuotare. Tra l'altro, ecco, a proposito di animaletto, io non ve l'ho ancora fatto vedere. E ve lo faccio vedere adesso, dai, dai, sì, sì. Però vabbè, mettiamo practice, perché tanto devo soltanto farvi vedere qua l'animaletto di Granny e di Grandpa. Scusate, loro lasciano l'animaletto lì nella fognatura, poi io quando me ne scappo e non mi possono rincorrere. E quindi anche colpa loro, è colpa loro. Dai, dai, su, su, ci svegliamo qui un attimo. Sì, vabbè, non andremo adesso di nuovo a scappare perché abbiamo fatto adesso. Ma vi faccio soltanto vedere l'animaletto di Granny, perché alcuni ancora non lo conoscono. Non lo conoscono. Ah, non vi ho fatto vedere neanche come funziona il lock door, mannaggia. Quello è difficile da usare, molto difficile. Vabbè, andiamo qua. Scendiamo sotto direttamente. E basta entrare in acqua. E lui l'animaletto, quello là. Andiamo qui. Andiamo qua, vediamo, vediamo, vediamo. Eccolo qua, l'animaletto di Granny. È praticamente tipo una sorta di... cos'è? Un polipo gigante? Come posso chiamarlo quella cosa lì? Mamma mia. Adesso vi faccio vedere invece come funziona il lock door, perché prima non ho avuto occasione di poterlo utilizzare. E in questo video mi sono promesso che ve l'avrei fatto vedere. Però, vabbè, siamo in practice, ma comunque il succo è sempre quello. Funziona sempre in quel modo. Dobbiamo soltanto cercarlo, ma quello si trova facilmente. Ok, door lock, l'ho trovato. Vi faccio vedere come funziona, come si fa ad utilizzare. Praticamente, quando c'è qualche nemico, che sia Granny, Grandpa, all'interno di una stanza oppure dietro una porta, voi potete fare una bella cosa, chiudere la porta e inserire qua il lock door. Così, praticamente, il nemico sta chiuso dentro. In questo caso no, sono io che sono rimasto chiuso dentro. Ma la porta rimane bloccata, non si può aprire. A meno che io non riprenda qua il lock door, ma comunque non si può aprire. Dopo un po' invece si aprirà, perché si sbloccherà la porta. Diciamo che funziona in questo modo. Se volete provarlo, io per ora non ho ancora trovato l'occasione per poterlo sfruttare. E vabbè, dai, direi a sto punto di finire qua il video. Vi ho mostrato, diciamo, quello che volevo mostrare. Principalmente mi interessava fare la fuga con la barca, che è stata bellissima. Mi è piaciuta davvero tanto. E poi, già che ci sono, vi ho mostrato qua il lock door. Ah, comunque, molti mi chiedono come scaricare questo gioco. In descrizione vi metto il link per poterlo scaricare sia per Android sia per iPhone, così se siete curiosi potete scaricarlo. Ah, comunque nel frattempo qua il lock door si è staccato da solo. Vabbè, dai, il video finisce qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato e anche iscritto alla parte del video che più gli è piaciuta. Ciao a tutti.